Ciao a tutti, sono Nathalie e oggi voglio parlarvi del trasverse dell'addome. Il trasverse dell'addome fa parte del complesso addominale, importantissimo per la salute e è in completa relazione con i muscoli della respirazione. Il trasverse dell'addome è questo muscolo molto profondo che praticamente non si vede ed è anche molto difficile da localizzare quando non lo conosciamo. Per questo motivo volevo parlarvi di a cosa serve il trasverse dell'addome e due, come riconoscerlo e tre, come attivarlo per allenarlo. A differenza del retto dell'addome, che è sempre parte del gruppo muscolare degli addominali, il trasverse ha una funzione ben diversa. La contrazione del trasverse dell'addome, tra l'altro, migliora anche la contrazione di altri muscoli del tronco, del core, muscoli profondi, particolarmente nelle flessioni laterali. E un altro punto non indifferente, appiattisce la pancia e contiene tutti i visceri. Questo muscolo svolge di cintura naturale per la pancia. È molto importante di allenarlo e prima di tutto riconoscerlo. Quindi adesso vediamo in un esercizio dove si trova il trasverse e come attivarlo. Prima di cominciare vorrei che ci mettiamo con la posizione neutra del bacino. La posizione neutra del bacino e della colonna è quando manteniamo le curve naturali della nostra colonna vertebrale, anche sdraiati. Quindi vogliamo mantenere la curva naturale nelle nostre lombare. Per questo mi assicuro che le spine iliachee, le ossa del bacino, siamo sullo stesso piano orizzontale dell'osso pubico, in modo di avere un bacino piatto. Non abbiamo né il pub sollevato, dunque in retroversione, né indietro, ma perfettamente sul piano orizzontale e vediamo bene la curva naturale delle lombare. Questo la mantengo. In questa posizione pieghiamo le gambe e prendo due dita soltanto, appoggio le dita sulle ossa iliache, le ossa del bacino praticamente, salgo circa di 2 cm e sento una morbidezza, circa un buco leggero, e appoggio le mani in questa posizione. Ora cerchiamo di inspirare con una espirazione laterale, quindi è come se le costole si allargano sul lato. Non gonfio il petto, ma cerco di utilizzare il diaframma per la respirazione. Inspirando, espirando, cerco di risucchiare l'ombelico. Immagino che ho un limone dietro l'ombelico che premo contro la mia colonna vertebrale, buttando fuori l'aria. E a questo punto sento indurirsi sotto le dita. E ancora riprovo. Inspiro col diaframma, espira e premo l'ombelico contro la colonna e sentiamo tutto questo muscolo che diventa duro. E allora avete scoperto il trasverse dell'addome, dove come possiamo sentirlo attivarsi. Ora che abbiamo capito dove si trova e come attivarlo, andiamo a fare gli esercizi specifici per il trasverse dell'addome. Dunque ci sdraiamo sul tappetino, sempre in questa posizione dove abbiamo la posizione neutra del bacino rispettando le curve naturali della colonna vertebrale. Possiamo poggiare le mani lungo i fianchi e da qua, senza muovere niente e attivando il trasverso dell'addome come abbiamo detto prima, vado a staccare una gamba e appoggio. Inspirando stacco una gamba, espirando torno. Mantengo questa attivazione in and S. Inspiro, espira. Sforzo, svuoto e l'ombelico
sempre scel, non dovrei vedere la pancia gonfiarsi, ma al contrario appiattirsi, senza perdere la curva dietro la colonna. Dunque adesso vediamo esercizio numero 2 per rinforzare il trasverso dell'addome. Ci sdraiamo di nuovo mantenendo la posizione neutra del bacino con la mia curva naturale. Porto le braccia su, stacco una gamba e stacco l'altra gamba, mantengo questa posizione e scendo con una gamba e salgo con l'altra gamba. Quindi alterniamo questo lavoro. Inspira nel cambio, espira forzata, completo nella discesa. Se vogliamo rendere l'esercizio ancora un po' più complicato, portiamo le braccia dietro. Ok, importantissimo di mantenere la curva naturale perché se cominciamo a appiattire le lombare e andare in retroversione, abbiamo visto nell'altro tutorial che questo attivi il retto dell'addome anche. Quindi se non avete seguito il tutorial sul retto, ve lo metto adesso. Ok, ora vediamo l'esercizio numero 3. Ci posizioniamo in quadrupedie con le mani bene sotto le spalle, ginocchio bene sotto il bacino e cerchiamo di mantenere anche qui una posizione neutra del bacino. E da qua, come abbiamo fatto prima, con una respirazione espirazione forzata, vado a risucchiare l'ombelico verso la colonna vertebrale senza che cambia niente la posizione del bacino. Inspiro, rimango. Fino alla fine. In. Attivo. Inspiro. Nel momento che espiro, l'ombelico cerca di attaccarsi verso le lombare e ho il trasverso dell'addome molto attivo, mi stabilizza il bacino e ora senza cambiare nulla, inspiro, mantengo, espiro, attivo il trasverso dell'addome, stacco una gamba e stacco un braccio. Mantengo in questa posizione. E riporto un braccio e riporto la gamba. Inspiro, rimango. Espira. Risucchio l'ombelico, attivo il trasverso. Stacco braccia e gambe. Mantengo questa posizione. Inspirando. Espirando. Risucchio l'ombelico. E ritorno. Ora, l'ultimo esercizio che è fondamentale nell'allineamento del transverse, la nostra famosa planca. Quindi posizioniamo le mani bene sotto le spalle, stacco una gamba, mantengo il bacino in posizione neutra, attivo, sempre inspirando e rimango. Espirando, risucchio l'ombelico. Quando è tutto stabile, e porto l'altra gamba e manteniamo questa posizione. Inspiro e risucchio l'ombelico verso la colonna vertebrale. Fantastico! Avete notato come l'espirazione facilita
rafforzata aiuta direttamente all'attivazione del trasverso dell'addome. Quindi non dimenticate di utilizzarla per lavorare il trasverso dell'addome. Grazie per avermi seguito con questo tutorial sul trasverso dell'addome. Se vi è piaciuto, mettete un pollicione su, qualche commento, sarei felicissima di rispondervi. E la prossima volta non perdetevi il tutorial sugli allenamenti degli obliqui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!